La nascita del pianoforte risale al 1698 ad opera di Bartolomeo Cristofori presso la corte Medici a Firenze. Ma la storia che ha portato alla sua invenzione ci porta qualche secolo indietro. Fra il 500 e il 600, i principali strumenti a tastiera precursori del pianoforte furono il clavicordo e il clavicembalo. Senza dubbio, l'antenato più diretto del pianoforte moderno è il clavicordo, strumento nel quale le corde vengono percosse da una lamina e non pizzicate, dove il tocco dell'esecutore ha un'importanza essenziale ai fini dell'esecuzione. La grandezza di questo strumento era molto varia e dal 1500 acquisì dimensioni sempre più grandi fino alla fine del 1700, quando, ormai soppiantato dal pianoforte, scompare dalla scena musicale. Le capacità espressive del clavicordo non potevano rimediare al suo più grande limite, una sonorità molto debole che lo relegava ad ambienti piccoli e a poche persone. Questi difetti portarono alla creazione di uno strumento più potente e brillante, che non aveva le facoltà espressive del clavicordo, ma lo superava di gran lunga come possibilità virtuosistiche. Questo strumento è il clavicembalo, nel quale venne risolto il problema della costruzione di uno strumento di grande estensione, con una sonorità viva e ricca. E infine venne portato a perfezione il meccanismo della tastiera e dei salterelli. In questo strumento le corde sono pizzicate da una punta di penna di corvo o di materia sintetica, che sono fissati sul salterello, che è un'asticciola posizionata sulla parte posteriore del tasto. Tuttavia, verso la fine del 1600, si iniziò a discutere circa la necessità di rendere il clavicembalo uno strumento in grado di esprimere i sentimenti dell'esecutore, con la possibilità di poter variare l'intensità del suono col piano e con il forte. Da qui la brillante idea di sostituire i salterelli con i martelletti. Il primo esemplare di clavicembalo col piano e col forte risale al 1698 ad opera di Bartolomeo Cristofori. Ma le prime notizie documentate risalgono al 1711, quando fu pubblicato sul Giornale dei Letterati d'Italia un articolo dello scrittore Scipione Maffei con la descrizione dettagliata del nuovo strumento a martelli. Gottfried Silbermann, grande organaro tedesco, che aveva cercato di migliorare il clavicordo inventando il clavicordo doppio o il cembalo d'amore, lesse probabilmente una traduzione in tedesco della relazione di Maffei. E cominciò a sperimentare intorno agli anni 30 la costruzione di un pianoforte. Sembra che abbia sottoposto uno dei suoi strumenti al giudizio di Johann Sebastian Bach, ricevendone una valutazione alquanto negativa. Silbermann, tuttavia, proseguì comunque nelle sue sperimentazioni, cercando di ottenere risultati sempre più soddisfacenti. Riuscì a perfezionare i suoi strumenti, alcuni dei quali furono acquistati da Federico il Grande, che apprezzava molto gli strumenti del Silbermann. Pare che Bach, giunto a Potsdam nel 1747, apprezzasse questi ultimi modelli sui quali Silbermann aggiunse dei meccanismi manuali per sollevare gli smorzatori e altri espedienti per far scorrere la tastiera da una parte, il meccanismo a una corda. Lo sviluppo del pianoforte dopo il 1750 seguì due distinti percorsi. In Inghilterra la meccanica interna fu resa più pesante e più complicata, molto più delle grandi meccaniche odierne. In Germania, una più leggera e semplice, divenne nota come la meccanica viennese, sviluppata da Johann Andreas Stein. Qui il martelletto era imperniato direttamente al tasto, senza aggiunta di leve intermedie. Questi erano i primi pianoforti sui quali Mozart, Beethoven e Haydn composero e si esibirono. Per aumentare il volume del suono, le corde necessitavano di avere uno spessore maggiore e la struttura di supporto doveva essere più robusta, in maniera da sopportare le grandi tensioni interne che si venivano a creare. L'intelaiatura del piano, comunemente in legno, divenne più spessa e pesante e fu rinforzata da sostegni incrociati. Nel 1808, Broadwood adottò per la prima volta rinforzi metallici sul telaio. E nel 1820 Thomas Allen iniziò ad usare tubi metallici per tenere le corde in tensione.
L'uso del metallo, quindi, diventava sempre più preponderante. Costruzione del pianoforte, ma anche del clavicordo e del clavicembalo. Ma all'inizio dell'Ottocento questi due strumenti scompaiono gradualmente dalla scena musicale, mentre il pianoforte subisce delle modifiche che lo avvicineranno sempre di più al pianoforte moderno. Nel 1820 Erard realizza il doppio scappamento. Il brevetto effettivo avviene in Inghilterra nel 1821. Nel 1840 Chickering brevetta una piastra in ghisa per i pianoforti a tavolo e 3 anni più tardi viene adattata anche per i modelli a coda. Nel 1853 nasce a New York la Steinway & Sons e la stessa ditta, nel 1859, ottiene un brevetto per un pianoforte a coda con cordiere sovrapposte.